Vogliamo dedicare la copertina del nostro TG Sport a Benedetta Fazio, che ieri si è laureata presso il corso triennale in Scienze della Mediazione Linguistica, discutendo la tesi in tre lingue, italiano, inglese e spagnolo, dal titolo Il marketing delle emittenti televisive locali tra evoluzione digitale e strategie di intervento: il caso Telemolese. Relatore il professor Biagio Testa. A Benedetta, che ha sempre conciliato il suo impegno nello studio con impegno con la nostra redazione sportiva, vanno i complimenti per il traguardo raggiunto e in bocca al lupo per il suo futuro. Auguri anche ai genitori Patrizia e Serafino e alle nonne Maria e Antonietta. Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. Era doveroso questo omaggio a Benedetta che, essendo io molto amico dei genitori, ha cominciato ad accompagnarmi in redazione la domenica e quindi ha cominciato a frequentare la nostra redazione sportiva. Quindi vederla oggi laureata anche per me è, rappresenta davvero un motivo d'orgoglio e di soddisfazione. Sono sicuro che non avrà alcun problema. Per la sua vita professionale, perché si tratta di una ragazza assolutamente seria eh, e eh, ben impostata anche mentalmente. Quindi, certamente vivrà eh, tantissime gioie nella sua vita professionale. Basket femminile di serie A2. Cessistica, Orvieto, Elite Roma, Cuscaia, Forlì, Faenza, Bologna, La Molisana, Basket, Campobasso, Cessistica, Savonese, Civitanova, Marche, San Giovanni, Valdarno, Atena, Roma, Pistoia, Umberti de Palermo, Selargius, Spezzina. Domani in campo La Molisana, Basket, Campobasso, al Palavazzeri arriva il Savono. Ottava giornata nel campionato di Serie A2 femminile. La Molisana Magnolia a Campobasso domani ospiterà al Palavazzeri il Savona, prima di due gare interne consecutive. Le Rosso sono reduci da sette successi in altrettante esibizioni, capoliste solitarie del Girone Sud. La gara è stata posticipata di due ore rispetto all'abituale collocazione delle 18.30 per via di una richiesta della società Ligure che ha trovato l'assenso del club del capoluogo. Un confronto, quello di domani, che andrà a precedere l'ulteriore bivio nella stagione delle Campobassane, chiamate sempre nell'impianto di Via Svevo ad affrontare il Faenza sabato 24 novembre. Le rossoblu affronteranno le Savonesi con il capitano Roberta Di Gregorio e Box. La guardia tarantina, infatti, non si è allenata per l'intera settimana, facendo lavoro di recupero sulla caviglia interessata dalla distorsione in occasione nel match contro il Bologna. Gli altri elementi del roster, invece, hanno lavorato intensamente. Di fronte a una squadra il Savona che ha vinto le ultime due gare in successione, che viaggia in generale ad una media di 68 punti a partita, le Magnolie dovranno fare conti con un antagonista che ha mutato pelle, come testimoniato dall'importante successo e danni dell'Atena Roma con ben 87 punti messi a segno, successivo all'exploit esterno ad Orvieto. In particolare la playmaker delle Liguri da ex di giornata ci terrà a fare bella figura in quella che per una stagione è stata una seconda casa. Con palla a due alle 20.30 per il match il primo arbitro designato è Simona Belprato di Cercola, secondo Fischietto e Milu Mura di Cagliari. Giudo Argento in Uzbekistan per Maria Centracchio, la Molisana portacolori delle fiamme oro, prosegue il suo lavoro in ottica a qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Calcio di serie D si torna in campo dopodomani per la tredicesima d'andata. Il Campobasso ha raggiunto un accordo con il difensore classe 90 Domenico Marchetti proprio nel pomeriggio di ieri. Questi era al Gavorrano fino allo scorso campionato. Nel suo palmarès una serie importante di presenze in Lega Pro con le maglie di Barletta, Catanzaro, Martina Franca e Torres. Marchetti potrà aggiungere esperienza ad un reparto che ha incassato 15 gol in 12 giornate, una media di poco superiore al gol a partita. Marchetti sarà a disposizione di Bagat, Già dalla gara interna contro il Giulianova, proprio nel reparto difensivo, sono da verificare le condizioni di Tommasini, uscito anzitempo dalla gara dell'Aragona di Vasto. Domenica sarà squalificato Dorsi. Mentre a proposito di infortuni, ci sono da valutare anche quelle del senegalese Sec, non convocato per l'infrasettimanale di mercoledì. Per il campo basso, la vittoria contro il Giulianova è una specie di obbligo sancito dal calendario e dagli eventi. Fermi, restando i passi in avanti sotto il profilo delle prestazioni. Iniziano a contare come macinni anche i punti perché dietro ai rossoblù non stanno di certo a guardare, si vedano le vittorie dell'Avezzano contro il Forlì e del Castelfidardo ai danni della Recanatese. A proposito del pareggio a Vasto, la società del Campobasso ha emesso un comunicato nel quale esprime chiaro disappunto nei confronti della direzione del signor Mirabella di Napoli. Nelle righe del comunicato viene evidenziato testualmente come gli errori arbitrali che nel calcio fanno parte del gioco recita il comunicato che sono però diventati un elemento determinante ai fini del risultato del campo finendo così per condizionare l'andamento delle partite con episodi che esulano dalle prestazioni sportive. Questo preso è soltanto uno stralcio di un comunicato più lungo firmato dalla dirigenza del Campobasso e corredato da alcuni fermo immagine in cui si nota il gol annullato ad Antonelli e il tiro di Merio intercettato dal braccio di Del Duca della Vastese. Evidentemente la la protesta molto composta del Campobasso verte in particolare su queste situazioni. A proposito di vastese campobasso, oltre alle due squalifiche combinate, agli abruzzesi D'Alessandro e Napolano quest'ultimo per tre turni c'è stata anche un'ammenda a carico della squadra abruzzese di 2000 euro per cori razzisti intonati nei confronti del centrocampista di colore del campo basso di Hop. In incroci pericolosi quanto importanti per Isernia e Agnone i biancocelesti di Silva ospitano un castelfidardo davvero rinfrancato nel morale per la prima vittoria stagionale giunta mercoledì ai danni della Re Canatese un successo quasi in sperato e ancora più importante perché è arrivato dopo due situazioni di svantaggio. L'Isernia, da par suo, vuole recuperare a tutti i costi gli Abboni che ha saltato la trasferta di Montegiorgio dove la squadra di Silva ha rimediato la terza sconfitta consecutiva e terza gara senza realizzare marcature ad ogni modo. Gli Abboni nel pomeriggio di ieri ha partecipato regolarmente agli allenamenti. L'Olimpia Gnonese si trova in una situazione difficile di classifica, ma Foglia Manzillo rimane lucido di fronte agli eventi. Si è arrabbiato per il primo tempo non adeguato dei suoi contro il Sant'Arcangelo, meglio la ripresa nella quale l'Olimpia. Avrebbe potuto anche vincerla, probabilmente uno dei problemi dell'Agnone sono le poche reti segnate, solo 8 in 12 giornate. A Savignano sul Rubicone si cerca la tanto attesa svolta alla stagione. A volte, come ha sottolineato lo stesso Foglia Manzillo, la squadra scende in campo timorosa a causa della situazione di classifica abbastanza precaria. In Romagna c'è la possibilità quindi di dare una sterzata anche psicologica alla stagione, anche perché no, per motivi scaramanti. Proprio in Emilia-Romagna, infatti, esattamente a Forlì, gli altomolisani hanno conseguito, qualche settimana fa, l'unica vittoria stagionale. A proposito dell'Olimpia agnonese, ai nostri microfoni l'attaccante Lamin. un punto guadagnato o due persi? Eh, abbiamo visto tutti un punto guadagnato, ma posso dire che... È il massimo che potevamo bere perché eravamo uno in meno in un momento della partita che ci avevamo, ce l'avevamo in pugno. Ci hanno mandato fuori un giocatore che era fondamentale dietro, per questo siamo rimasti in 10 e un punto per me, anche per la squadra, è una buona cosa. Meglio nella ripresa a livello personale che nel primo tempo, quando sei stato spostato a centro insomma, hai dimostrato maggiore incisione sotto porta avversario. No, ma non, non personalmente, ma per tutta la squadra. Abbiamo fatto un primo tempo che sapevamo, anche noi stessi quando siamo rientrati a fine primo tempo, sapevamo che abbiamo fatto un primo tempo che non, cioè, per me e anche per la squadra era senza senso. Non facevamo nulla di bene, facevamo tecnicamente, tatticamente, tutto sbagliavamo. Però abbiamo visto tutti che nel secondo tempo siamo rientrati con la testa diversa e siamo riusciti a guadagnare un punto che era molto importante. Lamin mancano questi tre punti, li state inseguendo fortemente, soprattutto dal punto di vista psicologico, quanto necessita ad oggi la vittoria all'Olimpia Agnonese? È vero, è vero, cioè, questo tre punto lo stiamo cercando ancora, soprattutto a vincere in casa. Non siamo ancora riusciti, però ce la stiamo mettendo tutto e speriamo che arriverà presto. Adesso dobbiamo solo cercare di recuperare perché la domenica c'è un'altra battaglia da fare, quindi... L'unico obiettivo adesso è pensare davanti, non la partita passata perché sono punti andati e per noi va bene così. Guardando il bicchiere mezzo pieno, un punto conquistato. Avete buttato alle spalle la sconfitta di Recanati, si può ripartire con Savignanese e Yesina. È così, è così. Cioè, le partite che sono passate abbiamo perso e abbiamo perso, quindi non ci pensiamo più, dobbiamo solo pensare davanti e cercare di fare più i punti possibile prima che si apra il mercato. Calcio a 5, sosta nel campionato di Serie B, si scende in campo nei campionati regionali. Girone A della Serie C1, quarta giornata, Venafro, Castel del Giudice, Frosurone, Sporting, Venafro, Colli al Volturno, Sestese, Montagano, Petrella, Primavera, Shaminad, Real Cerce Maggiore e Fossaltese. Per il raggruppamento B questo è il programma Arcadia Termoli Aurora Oruri, Futsal Torre Maggiore, Virtus Castel Pagano, Camarina Pietra Futsal, Montorione Trentani, Futsal Montenero e, Mon e Morgia Pietra Catella, Frenter Larino. Nuoto tutto pronto al centro M2 di Campo di Pietra, domani e domenica in vasca per il Memorial Don Guglielmo. Raffaele Rampino, dunque con te l'aspetto tecnico di questa manifestazione che inizierà sabato, tra l'altro ne abbiamo parlato anche diffusamente con, con Amelia Mascioli, insomma ci saranno anche gli atleti della Nazionale Giovanile? Sì, assolutamente sì, allora da premettere che chiaramente abbiamo riconfermato i numeri dell'anno scorso, quindi abbiamo una presenza di atleti, sono circa 600, Atleti di caratura nazionale sono circa 22 società, alcune chiaramente del Raggruppamento di Roma, alcune della Puglia. E avremo la presenza anche di atleti di caratura nazionale come i fratelli De Tullio, che sono stati protagonisti agli europei mondiali junior e cateo dei ragazzi, eh, Erika Gaetani e Maria Letizia Piscopiello. Questi gli atleti diciamo, di punta, quelli più rappresentativi che fanno parte, parte, parteciperanno al nostro meeting. Eh, inoltre eh, diciamo, avremo la partecipazione anche del, di Walter Bolognani, responsabile nazionale dei giovanili anche quest'anno e del tecnico, del preparatore atletico della nazionale della Federazione Italiana Nuoto, quindi il Marco Lancissi. Meeting che inizierà sabato subito dopo pranzo. Sabato sì, subito dopo pranzo e tutta la giornata di domenica, chiaramente. E chiaramente i numeri ci riempiranno entrambe le giornate eh, che saranno piene di gare, e speriamo soprattutto che vadano che tutto va fili liscio. Sicuramente ci sono tutte le specialità evidentemente del nuoto, quindi affluiranno in questa struttura e quindi anche a Campobasso, Campo di Pietra. In sostanza credo 570 atleti in rappresentanza di 22 società, insomma mi, sembra, mi sembrano numeri. Eh, insomma rilevanti. Sì, di tutto rispetto chiaramente considerato che siamo in Molise, una realtà piccolina che solo in queste circostanze riesce ad ampliare il panorama natatorio, chiaramente ospitando eh, tutti questo numero così grande di atleti. Eh, le distanze ci saranno tutte fino ai 400 metri, non abbiamo avuto spazio per ovvie, ovvie ragioni di tempo, agli 800-1500, e però ci saranno anche distanze lunghe come 400 misti, 400 stile libero. Senti, un'ultima cosa volevo chiederti: il livello agonistico dei tuoi? Il livello agonistico speriamo vada tutto bene, che la preparazione finora è andata bene, è stata una preparazione abbastanza intensa, in previsione chiaramente dell'obiettivo più importante che è quello di marzo con i campionati italiani, e quindi questa prima parte della stagione. Uh, vedremo adesso con uh, i risultati delle gare di questo meeting e gli appuntamenti futuri. Aspetti anche tu insomma, la controprova? Assolutamente sì, come tutte le prove, d'altronde c'è l'aspetto pragmatico dello sport che è il risultato, dietro il quale non ci si può nascondere. A proposito del centro sportivo M2, mercoledì prossimo in programma un altro evento, la prima edizione di Let's Movement in forma per sempre. Partecipazione gratuita al programma di allenamento che prevede una fase teorica e una pratica. L'evento prenderà il via alle 17.30. Calcio regionale si apre domani l'undicesima nei tornei d'eccellenza e promozione. Si giocheranno domani le prime partite dell'undicesima giornata di andata dei due campionati regionali. Il fischio d'inizio per l'eccellenza verrà dato alle ore 14.30 sul campo del Treppini Matese, dove sarà ospite per l'attesissimo derby, la LIFE. Incontro di lusso per i biancoverdi, che possono vantare solo due partite perse a confronto delle dieci incassate dagli avversari. La rosa di Vitelli, infatti, risulta ancora bloccata sullo zero, con numeri che denotano una scarsa difesa e un debole attacco. I pronostici per lo scontro più bramato nella provincia casertana indicano dunque il Treppini decisamente favorito. Ad arbitrare De Castro della sezione di Campobasso. Simultaneamente si disputerà a Sesto Campano Gambatesa. La formazione Sernina, che da due giornate ha dato una svolta al suo percorso in campionato ottenendo ottimi risultati, metterà a dura prova i ragazzi di Longo, reduci da un ultimo mese di incontri non facili. Sicuramente la determinazione nel portare a casa la vittoria sarà la stessa per entrambe le squadre, che sono alla ricerca di punti per allungare in graduatoria. Dirigerà la gara fattore della sezione di Sernia. Per quanto riguarda la promozione, è in programma un solo match che vede protagonista in casa Ripa Limosani, il Baranello. L'incontro, che è in palio la quarta posizione in classifica, permetterà di capire ulteriormente la caratura dei due team, accomunati da un buon gioco. Sicuramente gli spettatori si troveranno davanti uno scontro avvincente. Arbitro, Iuliano, della sezione di Termoli. Il vasto Girardi rosa le energie in vista del doppio appuntamento di campionato e Coppa. Marco Ferrande, preparatore atletico del Vasso Girardi, se la squadra gira a mille è anche merito tu? La squadra gira a mille ma è merito soprattutto dei ragazzi che lavorano con impegno e dedizione tutta la settimana con le esercitazioni che fa fare il mister che faccio fare io, quindi è soprattutto, soprattutto merito loro. Adesso stiamo per entrare, Marco, in un periodo chiave. Adesso il calendario vi dice due volte: Guglielinesi, l'unica che vi ha battuto e poi Boiano, quindi fare risultati in queste partite veramente sarebbe molto molto importante Sì, è verissimo Mh, giochiamo domenica a Boiano il 18 con, con il Boiano fuori, fuori casa poi mercoledì, mercoledì Guglionesi do, la domenica successiva insomma il sabato successivo con, con il Guglionesi stesso è importante starci, starci con la testa, affrontare una partita alla volta, una competizione alla volta e siamo sicuri che i ragazzi daranno il massimo, così come hanno sempre fatto, come hanno sempre fatto durante l'arco delle, delle gare, sia di Coppa Italia che di, che di campionato che abbiamo affrontato finora. È importante fare bene e approcciare nel modo giusto. Impossibile non chiederti come sta Petrone e quando rientra e quando manca. Eh, Petrone sta meglio, sta meglio, sta migliorando momento dopo momento chiaramente è un, una situazione un pochettino, un pochettino delicata mancherà, mancherà ancora qualche, qualche giorno però ci stiamo lavorando, il ragazzo si sta applicando quindi eh, lo rivedrete presto, presto in campo Il campo di Pietra è chiamato alla trasferta di Rocca Sicura Luca Cappelletti, attaccante del campo di pietra, però un punto che comunque fa morale, soprattutto vi consentirà di racimolare i risultati che meritate per il gioco espresso. Certo, certo, io penso sempre che un punto muove sempre la classifica, quindi di conseguenza ci prendiamo questo punto e dobbiamo guardare avanti perché poi ci aspettano altre partite alla nostra portata e niente, dobbiamo solo allenarci, migliorare e riuscire a portare più punti possibili che poi si sa, dopo, dopo dicembre sarà tutto un altro campionato quindi rimbocchiamoci le maniche, lavoriamo e speriamo che va tutto bene fino a fine anno Nel torneo di promozione, situazione critica per lo Spinete che a dicembre dovrà ampliare l'organico Antonio Cioffi, dando uno sguardo a quella che è stata la stagione in generale fino ad ora, che voto dai allo Spinetti? Sicuramente un voto negativo, eravamo partiti con una squadra, cioè siamo una squadra giovane, eravamo partiti benino, abbiamo fatto un pareggio, due vittorie di fila, poi qualche infortunio. Qualche, qualche atteggiamento sbagliato da parte nostra e stiamo collezionando prestazioni negative, purtroppo. Obiettivo salvezza prima di tutto. Sì, quanto prima riusciremo a toglierci dalla parte bassa della classifica, meglio sarà per noi, poi si vedrà. Francesco Cornacchione, la strada verso la salvezza è in salita, però i punti che stanno in pari da qui in avanti sono comunque tanti, eh, avete la possibilità di risalire la china. Sì comunque ci sono ancora altre partite di girone di andata e poi un girone di ritorno da giocare dove poi si sa che a dicembre... Uh, tutto può succedere perché ci sono squadre che si rinforzano, squadre che iniziano a cedere qualche giocatore, quindi inizia un nuovo campionato. Ma sappiamo che da qui a dicembre dobbiamo, creare, dobbiamo cercare di riuscire a fare molti molti più punti rispetto a quelli che abbiamo ora e che abbiamo fatto finora, soprattutto uh, punti fondamentali per raggiungere la salvezza e per permetterci poi di fare un, un girone di ritorno abbastanza tranquillo, senza arrivare nelle ultime giornate a avere quella tensione, uh, quelle ansie. Che poi ti possono portare comunque a fare diciamo, delle pecche, soprattutto in squadra dove c'è poca esperienza. In campo domani il Baranello, ancora in trasferta, a a Limosani. Mattia Iannitta è uno dei più giovani del Baranello e senti, risultato positivo ma soprattutto positivo la tua prestazione nel senso che stai trovando continuità, sei un giovanissimo in 2001, ti stai applicando tanto e Di Chiro ti sta dando lo spazio giusto. Sì, devo veramente ringraziare il mister Di Chiro perché allenamento dopo allenamento, i consigli, tutte, tutti gli aiuti che mi offre sono tutte lezioni che poi sfrutto nel campo. E... Sì, sto, sto iniziando a giocare diciamo, intensamente da qualche partita perché sono dovuto stare fermo. Senti, Baranero, che è in fase positiva cercherete domenica prossima in casa di continuare questo trend positivo? Sì, noi puntiamo a una zona alta della classifica perché abbiamo le qualità e le possibilità di farlo. Match impegnativo per il Trivento. Domenica all'Acqua Sant'Enna arriva l'Aurora Capriatese. Mister Viglione, due, due pareggi prima di questa affermazione. Avete comunque mosso la classifica, eh, nel contesto, però, forse manca qualche punto. Ma sicuramente ci manca qualche punto. Da, da ribadire che oggi, per esempio. 7 undicesimi della formazione titolare, tutti i ragazzi che l'anno scorso hanno fatto il campionato di prima categoria, quindi insomma spesso pecchiamo molto di inesperienza, errori di concentrazione a livello tattico, però comunque stiamo migliorando, stiamo facendo dei grossi passi in avanti e quindi sono fiducioso. Dando uno sguardo a quello che è il campionato in generale dove può arrivare il Trivento? No, ma noi abbiamo l'obiettivo di salvarci, di fare un buon campionato e adesso ci stiamo, siamo lì. Eh, vediamo un attimino di sistemare un po' di situazioni nel mercato di dicembre e la cosa sicura, sicura che saremo sempre lì a, a lottare su ogni pallone su ogni partita. Calcio Balilla per la prima volta lo staff di Trevisonno Biliardi e Giochi sarà a Frosolone per la seconda tappa della quarta stagione del torneo itinerante. Le iscrizioni saranno aperte fino a domani, giorno della gara per consentire una massiccia adesione, già tante le tappe in previsione per le prossime settimane, per un dicembre ricco di appuntamenti. Potismo tra i 7.000 che hanno preso parte alla sua e giù anche il presidente della Virtus. Nicola Baranello, presidente del gruppo sportivo Virtus. La prima domanda è d'obbligo, il numero d'arrivo a questa 45 30 io, io sono stato il 1630 come mia prima sueggio soddisfattissimo Camilla una giornata molto intensa una Camilla, giornata come sempre Camilla, che Camilla. ha visto un grande Camilla, sforzo da parte piccola vostra piccola in 7.000 Camilla, la partenza in 200 però tra tutti i collaboratori lungo il tragitto Camilla. sì in effetti questo è stato come dire la ciliegina finale a un lavoro cominciato il primo gennaio perché noi cominciamo il giorno dopo della fine del sueggio precedente poi quest'anno il tema ci ha preso molto, l'organizzazione anche perché poi vogliamo essere sempre più perfetti, sempre aggiungere qualcosa di, di più e quindi è stata una cosa meravigliosa. Oggi poi con questo cielo, bellissimo. Il tema era quello della migrazione perché avete sottolineato chi va via anche certe volte dal Molise, però la e giù, come ci ha detto anche Carmine dato forse fa la cosa inversa, cioè fa ritornare tanti Molisani e tanti anche non Molisani in Molise a campo basso. Eh sì, noi. Abbiamo abbracciato questo tema della migrazione in senso molto lato, come vede, voi vedete c'è lo stand dei ragazzi del Venezuela che tornano, i migranti di ritorno perché lì c'è una povertà assoluta. Ecco, poi ci siamo concentrati eh, sui ragazzi nostri che sono fuori per lavoro, perché non trovano lavoro qui, che però restano attaccati a noi. Quindi la, la migrazione in senso lato, poi io che sono stato un migrante di lavoro per 40 anni e che adesso sono tornato, ho voluto fare la mia prima su e giù in onore di questo argomento. È una su e giù che cade anche in un, un periodo particolare, d'oro lo definirei per il gruppo sportivo Virtus. Sì, devo dire che poi 60 anni l'anno prossimo, 45 anni di su e giù e poi la medaglia d'oro al merito del Comi, il massimo. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio.